Perse. Allora, stasera siamo pronti, la squadra è pronta? Ma più o meno siamo pronti. Sarà una gran party. Questo è un nostro lupo. Lo sto a finire. Comunque, qua l'ombra di TV che stasera è in tutto il lirio. Siamo 7.000. La formazione, Serse? Ma io penso Calaz in porta, Liamutena, lui di Loreto, Zemaria, Fusani, Tedesco, Grosso, Bodo, davanti Tacucci e Comodi. Tacucci e Comodi. Ma Gatti, un umbro doc, lo fai giocare oggi? E Gatto, facciamo entrare al secondo tempo, dentro il campo, se vince 2-0 perde in tempo. Non dire Gatto? Se non ce l'hai nel sacco. Enrico Santilli, ecco un gradito ritorno nell'etere umbro, no? Ecco, che fai? Risparmi la voce? Non so chi è stanco. Dopo un po', però ti sei reso conto solo dopo che sei arrivato? Quando sì. Sei partito, no, ma di la verità nemmeno mi sono stancato più di tanto, il ecco problema è che non si arriva mai. Come mai ha sparso la voce che il collegamento satellitare video non sarebbe stato perfetto? Non spazio nessuna voce, me non l'hanno detto a Perugia, ma non me ne frega niente. Ma qual era la fonte? Ma tu non c'è un cazzo da fare la sera. Ecco, come mai tre penne? Tutti si chiedono, in due orologi poi. Non sono quattro le penne. Quattro? Che fai, manziamo una conta. Erano quattro. No, volevo dire due orologi, poi ho detto quattro penne. Poi. Alle 10 mattina. C'è niente da dire. No, ieri sera. No, a me fa il cavallo. Come no? E sarebbe? E sarebbe? Temo Mosco. E gli daremo Mosco. Qui a Wolfsburg questa sera la temperatura è di 21 gradi centigradi, il tempo è buono, il campo è magnifico, il Volkswagen Arena che sorge praticamente di fronte alla sede centrale della Volkswagen, della casa automobilistica tedesca. Naturalmente cercheremo di fare del nostro meglio, inizieremo la nostra telecronaca alle 21 in punto, ma al termine dell'incontro, qualsiasi sarà il risultato, andremo anche a bordo campo per effettuare alcune interviste. Per quanto riguarda la formazione, tutto deciso, con il Perugia che scenderà in campo con Calas tra i pali, a lui Diamuten e Di Loreto in difesa, Zemaria, Tedesco, Obodo, Fusani e Grosso a centrocampo davanti Botroid e Vrizas. Naturalmente Cosi non ha ufficializzato i giornalisti, i primi a sapere di questa formazione saranno gli stessi giocatori. Per quanto riguarda il buon...
Boutroid. E la partita è iniziata proprio in questo momento, dunque in diretta dall'Arena Stadium. Pronto il destro del brasiliano a girare Tedesco di testa, gol! Perugia in vantaggio! Giovanni Tedesco ha sbloccato il punteggio e porta i grifoni in vantaggio. Esplode il pubblico di Perugia e i tifosi giunti a Wolfsburg. The sunshine on your face, send a computer now, gone are the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind. Watch the world spinning gently out of time. Arriva proprio De Amutin, lascia filtrare il pallone per Berrettoni. Rete! 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 Il Perugia ha chiuso i conti! Piatto destro per Berrettoni, primo gol ufficiale! Open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Tell me I'm not dreaming, but are we out of time? Out of time, out of time, out of time, out of time, out of time. Però credo che questa vittoria abbia un solo nome, Luciano Cavucci. Credo che lui ha voluto... Vabbè, ci siamo fatti la doccia anche noi. Ok, concludiamo con queste immagini. Concludiamo qui dall'Arena Volkswagen di Wolfsburg. Il Perugia si è qualificato per l'Intertoto, per la Coppa UEFA, bagnati ma felici. Noi ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, la realizzazione di questa diretta esclusiva storica per la nostra regione. Umbria TV ce l'ha fatto anche il Perugia. Un ringraziamento particolare ai nostri direttori, a tutti coloro che hanno collaborato in studio e qui a Wolfsburg per la realizzazione di questa diretta da Wolfsburg in Coppa UEFA. Da Marco Tacucci è tutto, buonanotte a tutti e ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Arrivederci. We'll be right back.